Montanari, Corriere Romagna. Eccoci, benvenuto, ciao Edoardo. Luca Alberto Montanari, Corriere Romagna. Ti chiedo, vieni da due anni diversi, credo, poi chiedo naturalmente a te conferma, cioè l'anno da protagonista in B, dove hai giocato spesso con il direttore, lo scorso anno due esperienze diverse e pochissimo minutaggio. Ricominci con quale spirito e la cosa, cioè, cosa ti hanno insegnato questi due anni diversi in B? Innanzitutto buongiorno. Sì, come hai detto te, i miei due anni in B sono stati dalle due fasce diametralmente opposti. Infatti, se il primo anno io nel mio primo anno di Serie B ho trovato a livello personale veramente tante soddisfazioni, pur essendo un'annata per la squadra conclusa con la retrocessione, però sono stato veramente contento di quell'anno perché sono riuscito a trovare molto spazio e a dimostrare il mio valore. Dall'altro lato invece l'anno scorso purtroppo ho sofferto molto il fatto di essere stato 6 mesi a Palermo in un progetto dal quale ero completamente fuori. Poi nella seconda parte a Como ho giocato qualche partita, ma comunque non sono riuscito a trovare quella continuità di cui avevo bisogno, e per questo fare un passo, diciamo, indietro al Cesena a livello di categoria, ma personalmente lo ritengo veramente un gradino di lancio, perché dopo che il direttore mi ha contattato non ho avuto alcun dubbio e spero davvero sia per me una stagione dalla quale io possa ripartire e riprendere da dove avevo iniziato 2 anni fa.